Silvio Berlusconi, pochi giorni dopo le sue dimissioni da San Raffaele a Milano, dove è stato ricoverato in ospedale per 45 giorni per curare un'infezione nei polmoni che si è verificata nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica, ha parlato del suo stato di salute e della sua stessa futura in politica. Come Silvio Berlusconi dopo le dimissioni in un'intervista concessa al Quotidiano Nazionale, Silvio Berlusconi, dimesso dall'ospedale venerdì 19 maggio, ha risposto a una domanda sul suo attuale stato di salute: sto meglio. Procedi di ritorno. Mi impegno a recuperare le mie forze. Richiede tempo, ma miglioro ogni giorno. Quindi il leader di Forza Italia ha aggiunto: se qualcuno mi ha dato per essere scomparso, era decisamente sbagliato e, come è noto, queste lesioni prolungano la loro vita. Non mi sono mai sentito finito, ho sempre avuto fiducia nell'aiuto del Sky e nella professionalità dei medici e del personale sanitario di San Raffaele. Sono molto grato loro, nonostante abbia provato, inutilmente, per impedirmi di lavorare per le elezioni amministrative. Fonte fotografica ANSA. L'ex primo ministro Silvio Berlusconi ha lasciato San Raffaele a Milano in auto il 19 maggio, il giorno delle dimissioni dopo 45 giorni in ospedale. Il futuro di Forza Italia. Alla domanda sul lavoro rinnovo in corso all'interno di Forza Italia, Silvio Berlusconi ha spiegato: il lavoro rinnovo non si è fermato affatto. Ho continuato a prendermi cura dell'ospedale. Forza Italia è sempre rinnovato senza demolire nessuno. Continueremo a farlo, per preparare le elezioni europee e dare vita a una presenza diffusa, con un portatore standard in ogni comune italiano. Forza Italia e il governo Meloni. Parlando del sostegno per governo di Meloni, il fondatore di Forza Italia ha dichiarato: non solo siamo un partito del governo, siamo noi a creare centrodestra. Cos'altro dovremmo essere, se non i sostenitori più fedeli e coerenti dell'eccellente lavoro del primo ministro, con il quale collaboriamo attivamente? Quindi, nel suo rapporto con il primo ministro Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi ha continuato a chiarire: Giorgia è sempre in contatto con me. Sentiamo spesso ragionare insieme sulle scelte da fare, che sono sempre completamente condivise.